Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto. Siamo qui per il secondo appuntamento del webinar di tipicità. Il primo appuntamento è stato particolarmente significativo per contatti ed anche interazioni con i numerosi quesiti che gli ascoltatori hanno posto. Le visualizzazioni sono state oltre 1800. E non c'è che dire, un bel risultato alla prima uscita. E poi tante, tante domande poste dagli imprenditori. Oggi proseguiamo con il kit di strumenti utili a navigare in acque mosse, come si suol dire. Ci sembra essenziale dare il nostro contributo per mettere in sicurezza le tantissime realtà dell'eccellenza, le realtà d'eccellenza che fanno parte della community di tipicità. Questo come premessa per individuare i futuri scenari sui quali indirizzare sforzi e impegno. Il contributo di oggi, appunto, è il secondo tassello che credevamo essenziale prima di qualsiasi altro stimolo sulle tematiche più consone a tipicità, e cioè il rapporto con il sistema bancario, che in questa situazione è sicuramente strategico. La situazione reale al momento, quello che ci aspetta nel futuro prossimo e magari anche oltre. Per questo oggi abbiamo un prestigioso ospite, il direttore generale di Banco Marchigiano, Marco Moreschi, che salutiamo. Banco Marchigiano da quest'anno è project partner di Tipicità, una banca ben radicata sul territorio, una banca, come dice il nome, marchigiana, e che quindi è in perfetta linea con quelle che sono le strategie, le linee strategiche di Tipicità. Però prima di addentrarci nel tema principale, in questo tema, facciamo il punto sulle notizie interessanti che riguardano il mondo di tipicità e che possono essere di stimolo anche per i tanti interlocutori che ci stanno seguendo. Il nostro è un webinar, ma soprattutto è, come abbiamo detto la prima volta, un grande brainstorming. Una fucina di idee, qui ci aspettiamo che escano fuori appunto tante ricette per il futuro che ci auguriamo molto più roseo di quel del presente che stiamo vivendo. Passo la parola ad Alberto. Sì, grazie Angelo. Intanto ne approfitto per salutare anche l'altro prestigioso ospite oggi in veste di commentatore d'eccezione che ci ha degnato di questo suo tempo preziosissimo in questo momento che è in prima linea più che mai, Gioacchino Bonsignore, capo redattore del TG5 che vedo collegato con noi. Buongiorno, buongiorno, Ciao, Gioacchino, ciao. Grazie. Eliminiamo questi aggettivi che non hanno senso, insomma, siamo qua tutti per cercare di dare una mano, quindi chiaramente ognuno di noi deve fare la sua parte. E lo apprezziamo, grazie Gioacchino. Allora, sì, le good news, questo spazio che ci siamo riservati per condividere le iniziative di buona pratica che in questo momento di transizione, molte delle realtà che gravitano nel circuito di tipicità, però hanno già implementato, non tanto per, diciamo, far fronte alla contingenza, quanto proprio come nuove opportunità di crescita che utilizzino il momento del trapasso come diciamo un momento di crescita complessiva. Prima di questo, però, in settimana, ahimè, c'è stato un accadimento, anche se non collegato al coronavirus, che ci ha segnato come comunità di tipicità, perché è venuto a mancare il decano dei giornalisti marchigiani, già presidente dell'ordine. Direttore dell'istituto del corso di formazione per giornalisti di Urbino, Gianni Rossetti, un mentore per tutti noi, un grande amico e una persona che ha saputo reinventarsi con un entusiasmo incredibile, un esempio per tutti. Pensate che
Una volta andato in pensione da giornalista, si è messo a fare l'agricoltore, il contadino, e ha iniziato una attività con la famiglia. Salutiamo anche Linda, Francesco e tutti i carissimi familiari. Vi dicevo, un'attività che ha proiettato questo frantoio in pochissimi anni ai vertici nazionali e internazionali. Ciao Gianni, sarai comunque sempre con noi. Tra l'altro, direttore Gioacchino, vi comunico che è di poco fa la notizia che siamo in diretta anche su altri mezzi, perché Cronache Fermane ha voluto partecipare a questa nostra diretta, ma anche, pensate, dal Piemonte, il consorzio degli operatori turistici, grazie all'amico Andrea Cerrato, ci sta seguendo a sua volta in diretta. E oltretutto stiamo stringendo anche altre partnership con ANSA e con le emittenti televisive che ci hanno chiesto di seguire questo momento. E Angelo prima diceva che è partita bene questa esperienza. Siamo partiti un po' in sordina, eppure con la prima pillola di tipicità, Deborah, se vuoi mostrare l'infografica, giusto per avere un riferimento, ecco, siamo rimasti sorpresi perché ci sono stati oltre 4.300 contatti. Pensate che quasi 2.000 persone hanno fisicamente visualizzato la prima pillola e ci sono state oltre 500 interazioni. Ecco, questo non in maniera autoreferenziale, ma per chiedervi di darci ulteriori stimoli per consentirci di tenere viva la rete e alimentare i processi che sapete sviluppare così bene. Chiudo con appunto delle notizie freschissime. La prima è di ambito internazionale, ci fa enormemente piacere, direttori, mi riferisco al dottor Moreschi e a Gioacchino Bonsignore. È di ieri la firma ufficiale da parte dell'organizzazione di tipicità di un accordo di collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Canadese, che abbiamo avuto modo di conoscere nella nostra ultima missione, nella quale Gioacchino ha partecipato e anzi ci ha rilanciato con due servizi sul TG5. Da qui abbiamo stabilito un protocollo di lavoro che per un anno ci farà lavorare insieme a Ruggera Sarcina e a tutto lo staff della Camera di Commercio Italo-Canadese, proprio per favorire l'approccio, il matching dei nostri operatori con quell'importantissima comunità che adora l'Italian style e ce lo dimostra anche con i saldi della bilancia commerciale. E a questo punto lancerei due piccole chicche, una doverosa perché c'è stata richiesta dell'amministratore che più di tutti è il frontman dell'organizzazione di tipicità, l'avvocato Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, che ci ha lanciato questo simpatico messaggio. Ho tutto pensato tranne rimanere in contatto con tipicità in questo modo, se qualcuno me l'avesse detto qualche mese fa. Certo, un po' di scoramento questo c'è, però sono convinto che come rete potremo ripartire, quindi al momento un saluto da parte mia ad Angelo, Alberto, a tutti gli imprenditori, al direttore che so che oggi sarà presente, e un incoraggiamento per quando sarà la ripartenza. Insomma, qualche segnale positivo si inizia a vedere dal punto di vista del rallentamento del contagio. Certo, ci vorrà tempo, ci vorranno mesi, dovremo reimmaginare un po' la nostra vita in questi prossimi mesi, però ecco, io voglio sperare che riusciremo a dare un segnale di ripartenza e magari, chissà, iniziarlo a pianificare con tipicità stessa. A tutti un forte saluto e un ringraziamento per esserci anche in questo momento.
Quindi di buon auspicio il saluto del sindaco di Fermo, l'avvocato Paolo Calcinaro. Nel frattempo vedo nella diretta che ci stanno raggiungendo molti imprenditori e quindi tra poco ci concentreremo, Angelo, nel tema nel quale guiderai il direttore di Banco Marchigiano e con i commenti appunto di Gioacchino Bottignore. Ci hanno raggiunto anche dei giornalisti. E è con noi anche oggi il direttore di Simbola, il che ci fa molto piacere perché la Fondazione Simbola da anni persegue in un ambito ancora più vasto di tipicità i temi che ci sono a cuore. Chiudo questa parte con un'altra pillola. Aspettavamo anche quella del presidente Doriano Marchetti di Moncaro, ma la manderemo nella prossima puntata. Non siamo riusciti, ecco, a riceverla in tempo. Però vi lancio un'altra pillola interessantissima, anche questa breve, che ci viene da MyCicero. MyCicero è partner tecnologico di tipicità, sta sviluppando importantissimi progetti internazionali. Tra questi ne cito uno per tutti. Pensate che la settimana scorsa MyCicero ha consegnato una commessa a Toyota, Gioacchino, parliamo di Toyota Mondo, attraverso la quale è stata proprio MyCicero ad implementare la mobilità intelligente nell'automotive di Toyota. Quindi questo ci riempie di immensa soddisfazione e sentite che cosa sta sperimentando per noi proprio MyCicero in questo momento. L'audio non si sente, Deborah. Più di così. Allora, purtroppo si sentiva piano, ma può essere rivisto in streaming. Riassumo solo il sunto. MyCicero sta sperimentando una piattaforma sulla quale con tipicità è già da anni che lavora e implementa soluzioni per favorire gli operatori delle marche eccellenti e non solo nel trovare una casa comune sotto il brand ombrello di tipicità, ma al tempo stesso degli strumenti operativi di matching con i clienti, con il mercato, che chiaramente per le singole aziende sarebbe molto molto complesso implementare individualmente. Su questo ritorneremo ovviamente con un approfondimento ad hoc. A te, Angelo, per la full immersion nel tema della giornata. Eccoci qua, un tema che è di grandissimo interesse e di scottante attualità in questo momento. Lo vediamo anche dai quesiti che ci sono stati già posti nel primo appuntamento. Quindi il problema della liquidità, le banche e i nuovi scenari. Noi viviamo uno scenario particolare, si è fatto più volte anche nelle notizie, e su questo poi chiamerò in causa Gioacchino. Sulle notizie sulle banche che sono state chiamate in causa come supporto non solo agli imprenditori ma ai cittadini. Poi vediamo con il direttore Moreschi che fondamento hanno e praticamente come si può accedere a questi strumenti che sono stati ipotizzati. Ecco, diciamo che in questo momento, quali sono, direttore, le misure per tamponare l'emergenza della liquidità, che è il problema proprio quotidiano di ogni imprenditore, se non di ognuno di noi come singolo cittadino? Allora, al primo posto ci sta la relazione.
Tu hai toccato un tema ancora prima delle misure tecniche molto importanti che, guarda non a caso, in questi giorni sta facendo riscoprire le banche di relazione, le banche regionali come quella di cui oggi noi ragioniamo. La gente ha bisogno di essere tranquillizzata, ha bisogno di relazione. Noi ricordiamoci che insieme, poi ne parleremo, al sostegno finanziario delle imprese, gestiamo una delle cose più importanti che è il patrimonio del risparmio dei cittadini e dei nostri clienti. Questo non dimentichiamocelo. E quindi la relazione ritorna ad essere un tema centrale. Fino a poco tempo fa si parlava di globalizzazione, di standardizzazione, di virtualizzazione, tutto destinato a efficientare i costi, va tutto bene, ma oggi stiamo riscoprendo un altro ambito fondamentale che io da sempre sottolineo, che è la relazione, che si basa sulla fiducia, si basa sul dialogo, si basa sulla credibilità. E quindi la prima risposta che mi viene da darti di getto è questo: noi siamo presenti, noi dobbiamo essere vicini, dobbiamo avere la pazienza e la forza di volontà per tranquillizzare, dare le risposte giuste. E evidentemente anche noi siamo stati presi di sorpresa, perché dobbiamo essere sinceri, nessuno 4 settimane fa, io perlomeno no, si sarebbe mai immaginato uno stravolgimento così di tutti gli ambiti di relazione, di business. E quindi questo sta al primo posto. Poi ci sono una serie di interventi tecnici. Uno di questi, di cui c'è un gran dire sul tema della liquidità, che però non parla di liquidità, perché anche qui magari cerchiamo di riposizionare un po' meglio gli addendi, è questo tema che tanto ritorna della moratoria. Sospendiamo alle imprese e anche alle famiglie il rimborso dei prestiti a vario titolo, del mutuo casa, dei finanziamenti alle imprese. Questo è un cerottino, no, non è una soluzione, dobbiamo avere il coraggio di dircelo. E potrebbe essere anche un problema sul problema, se non ragionato attentamente, e mi riferisco soprattutto alle imprese, perché è un cerotto, come quello che stavo dicendo, che mettiamo temporaneamente, ma che va valutato con metodo e con attenzione per capire poi come deve essere gestita quella che prima giustamente Alberto chiamava la fase di ripartenza, che sarà critica, soprattutto se non approcciata con metodo. Io sospendo il rimborso, sto favorendo evidentemente la tenuta della mia liquidità aziendale, ma cosa faccio a settembre? Come mi preparo per affrontare la ripartenza e quindi evidentemente la ripresa del rimborso? E quindi metodo, e lo sto vedendo da parte dell'azienda. A questo poi manca un pezzo però, cioè le istituzioni, i regolatori devono fare la loro. Chi sarà in difficoltà a ottobre? Come verrà gestito dal punto di vista regolamentare? Sarà un creditore che rientra nel novero dei creditori, dei debitori in difficoltà? Perché questo non è ancora chiaro. E se così dovesse essere, vi immaginate qual è l'impatto, per esempio, per le banche, che sarebbero le prime a trovarsi in difficoltà e quindi non essere più in grado a sostenerli da ottobre? Vi faccio un esempio perché con i numeri ci capiamo molto bene. Oggi il decreto prevede che un'azienda che fino all'altro ieri era un'azienda in bonus, solvibile, che affrontava tranquillamente il rimborso dei propri impegni finanziari, chiede la moratoria, fino a settembre vengono sterilizzati i rimborsi, questo cliente non ha alcun tipo di peggioramento nella classificazione meritoria all'interno della banca, quindi un cliente in bonis era, per utilizzare solo velocemente un gergo tecnico, e cliente in bonis continua ad essere, ad ottobre riprende tranquillamente il rimborso dei propri prestiti e nulla è successo. Bene, parliamo di numeri, dicevo. Per quanto ci riguarda, visto che parliamo di Banco Marchigiano, voi dovete sapere che io sto ricevendo tra le 110 e le 130 richieste di moratoria al giorno. In una settimana io ho messo in moratoria il 25% del totale degli impieghi della banca.
cifre fantasmagoriche. Per quanto mi riguarda, 150 milioni oggi parliamo. Bene. Se a ottobre il regolatore, perché parlavamo di questa figura, non interviene e qualcuno di questi debitori si trova in difficoltà, ci sarebbe il peggioramento invece nella classificazione del credito, che cuba, nella migliore delle ipotesi, un 10% di svalutazioni degli importi prima in moratoria per la banca che ha sostenuto la moratoria. 150 milioni, 15 milioni di perdita a bilancio. Per una banca come il Banco Marchigiano, che in un anno eccellente come l'anno passato ha fatto 8,2 milioni di euro di utile, voi capite bene che parliamo di un disastro. Certo. Ho reso l'idea. Quindi attenzione, questa è una delle misure, non è una soluzione. Va affrontata con grandissima cautela. Mancano tanti pezzi prima e dopo, soprattutto da parte dei regolatori. Non possiamo viverla come una soluzione se non la facciamo affiancare da altri interventi. Quindi, per cominciare a sgrezzare un po' il pezzo di marmo. Mi sembra di capire che quindi ancora anche per voi banche non è ancora chiaro il modo di agire, non è stato legiferato in materia. No, sono stati dati dei cerotti senza spiegare bene se prima la ferita andasse medicata, ogni quanto il cerotto va cambiato, c'è grandissima improvvisazione. E se vuoi che ti dica come la penso, non si fa così. Ci si deve muovere con metodo, cercando di regolamentarlo tutto il processo. Io capisco lo stato di emergenza 4 settimane fa, però sono passate 4 settimane. Sentiamo Gioacchino dal suo osservatorio privilegiato nella redazione del TG5, dove arrivano notizie di prima mano dall'altra parte. Beh, è evidente che stiamo affrontando un tema enorme, perché questo è un aspetto certamente della crisi che sta attraversando l'intero pianeta, quindi non solo l'Italia, ma è solo uno degli aspetti, perché noi abbiamo una guida politica in questo momento che si è trovata, diciamo, in modo totalmente inaspettato di fronte a questa situazione, con una maggioranza politica anche, diciamo, non solidissima. Basta che riandiamo indietro di poche settimane, riavvolgiamo il nastro e ci ricordiamo bene che cosa era accaduto sin pochissimi giorni prima che si innescasse questo meccanismo. Una maggioranza che manifestava delle fragilità. Fino a qualche settimana fa si parlava ancora di elezioni anticipate, si cercava, alcune forze politiche cercavano di dare una spallata al governo, si paventava già nei numeri e nelle cifre e nelle proiezioni una possibilità che l'Italia entrasse rapidamente in recessione. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Quindi era una situazione già molto difficile, già molto complessa quando è iniziata la pandemia. È evidente che in questo caso il ministro dell'economia si trova a affrontare certamente i temi che il direttore ha illustrato, ma a fronte di un tema ancora più gigantesco, se posso, perché chiaramente oggi abbiamo letto la lettera che ha scritto la Presidente della Commissione Europea a Repubblica, dove ha chiesto, diciamo, un po' ipocritamente a mio parere, scusa agli italiani, e ha offerto questo primo, diciamo, secondo molti osservatori, pannicello caldo di 100 miliardi che dovrebbe diventare una sorta di paracadute per la Cassa Integrazione Europea. Vi segnalo, così per darvi l'ordine delle cose, che l'azienda per la quale io lavoro, Mediaset, che non ha mai richiesto nella sua storia la Cassa Integrazione, ha chiesto di entrare in Cassa Integrazione grazie alle, diciamo, possibilità che vengono offerte dal decreto Cura Italia. Stiamo parlando di un'azienda solida che in qualche modo ogni anno dà soddisfazione anche ai suoi azionisti, in grado di creare valore, che si sta espandendo all'estero. Nonostante questo, penso che da qua a qualche giorno 2.500 persone entreranno in Cassa Integrazione Ordinaria. E stiamo parlando di uno dei pochi grandi brand di dimensioni
notevoli che ci sono in Italia, dove sappiamo che la povertà della grande impresa e della grande industria ormai è diventata endemica. Ecco, questo per dire che lo scenario è molto complicato, perché certamente c'è il tema del credito e dell'accesso al credito, e c'è questo tema, secondo me, molto ben sottolineato dal direttore della moratoria, che è senz'altro un cerotto, diciamo, che non sappiamo neanche fino a quando terrà. Ma a fronte di questo tema, noi dobbiamo sempre sapere che il problema delle risorse, per quanto riguarda il governo italiano in questo momento, è ben più grande, perché fin quando non si sbloccherà in qualche modo la trattativa con l'Unione Europea, con la BCE, con le varie istituzioni finanziarie, con la BEI, forse con il Fondo Monetario Internazionale, il governo, secondo me, e Gualtieri non sapranno su quali e quante risorse potranno contare. E questo, secondo me, è veramente il grande nodo di questo momento. Perché... Scusa un attimo, sono molto attivi. Stavolta faccio il mestiere tuo, ti interrompo. E sono molto attivi sulla chat i nostri, in particolare Alessio Santoni, che ci ha fatto una mitraglia di domande. E dunque, allora, in particolare dice: tutti questi dati, qui rispondi anche tu, Gioacchino, tutti questi dati di moratorie le dovete inviare, farle avere al governo immediatamente per far capire la grave crisi che ci sarà appena la pandemia finirà. Ecco, la domanda, continuo con l'altra, intanto ti dico, pensi che il governo non lo sappia della grave crisi che si profila all'orizzonte dopo la fine di questa sciagura? E le banche, aggiunge Santoni, non si devono preoccupare, direttore, stia tranquillo, perché verrà iniettata liquidità dall'Unione Europea. Chi si deve preoccupare sono gli imprenditori, avranno molte difficoltà a rimanere sul mercato e a riprendersi. A tutte e due lascio i rispettivi commenti. Parte lei, dottor Bonfiglio. Sì. No, parte lei, direttore, che diciamo tecnicamente è certamente la persona più competente in questo momento. Peraltro lei ha fatto giustamente una contestualizzazione macro che condivido in toto, e uno dei temi è proprio questi, cioè sono tanti convitati a questo banchetto che non si sono ancora seduti intorno al tavolo portando delle soluzioni, e questo dà il senso della gravità del tema. Allora, le banche, io perlomeno che ne dirigo una, non sono tanto preoccupato sotto il profilo della liquidità, ma esattamente di quello che dicevo prima, cioè la totale carenza di regolamentazione per il dopo, che però è un dopo che è fra 6 mesi, e quindi gli impatti economici. Dagli impatti economici poi derivano gli impatti patrimoniali, quindi la capacità di poter continuare ad erogare credito alle imprese per carenza di patrimonio, quindi non è tanto la liquidità, di liquidità ce n'è tantissima. Un altro tema che vorrei riprendere come sottolineatura critica, visto che io parlo con gli imprenditori tutti i giorni, attenzione alla finalità nell'utilizzo della moratoria. Voi sapete bene, perché me l'avete sentito dire tantissime volte, quanto io creda nel tessuto connettivo all'interno del territorio. Che cosa io sto notando? Beh, innanzitutto che c'è anche un abuso del tema della moratoria, così ce la diciamo tutta, poi risulterò antipatico, ma almeno vi do una lettura trasparente. Che la moratoria mi venga chiesta da un'azienda municipalizzata, voi me la dovete spiegare, dov'è il problema? La criticità è relativa al fatto che probabilmente qualche contribuente potrebbe non pagare le utenze. Parliamo di un fenomeno talmente diffuso, talmente frammentario, che prima di andare a creare criticità ad un'azienda municipalizzata che mi chiede moratorie per parecchi milioni di euro, drenando ossigeno alla piccola impresa, parliamone. Che le moratorie vengano chieste dalle farmacie per milioni di euro, parliamone, se le farmacie oggi sono gli interlocutori più colpiti da questo contesto. Quindi attenzione all'abuso da parte dei cerotti. E poi chiedo la moratoria
e non pago i fornitori, perché questo è una tu che sarà capitato anche voi di sentire. Ecco, se interrompiamo questo tessuto connettivo, non stiamo facendo la nostra parte e creiamo un disastro dal quale poi sarà veramente difficile uscire. Quindi la moratoria, così abbiamo chiuso il tema della moratoria, può essere un cerottino se utilizzato da chi ha necessità e finalizzato, per esempio, a non rimborsare il mutuo alla banca, che ce la fa da sola per un po', ma sostenendo la filiera e pagando i fornitori. Allora, questo è un cerotto che funziona e ha del senso, e stiamo facendo tutti la nostra parte. Se interrompiamo questo sviluppo, attenzione. Ecco, io lancio questo segnale di attenzione nei confronti del quale tutti dovremmo ragionare. Okay. Bene, direttore, intanto prima di passare la parola a Gioacchino aggiungo un'altra per completezza informazione in tempo reale, altri interventi. Innanzitutto ci stanno seguendo e ci salutano tanti amici, tutti non li cito, però Pasquale Viola che ha tenuto il primo appuntamento di questo webinar, poi Germa Scalmazzi, Gianni Sagradini, direttore del corso di laurea in scienze gastronomiche dell'Università di Camerino, Nunzia Leuteri che ci comunica che siamo in diretta su, come accennava prima Alberto, su Radio Fermo 1 e su Cronache Fermane. Paolo Contigiani, un imprenditore che è anche un nostro partner tecnico, aggiungo, dice lui, si possono tenere gli imprenditori per 4 settimane senza sapere se e come far fronte agli impegni? Oggi poi esce la notizia interpretativa di sospensione delle RIBA insolute senza sapere se e come saranno trasformate. E poi aggiunge, in un'impresa il mutuo è il costo minore. Poi Manfredi Mangano, potenziamento del fondo di garanzia per le imprese con nuove garanzie pubbliche. Se verrà realizzato, quanto avrà impatto? È uno strumento che ha avuto successo? È facilmente accessibile per le imprese? Anche qui una raffica di quesiti che poi vi dividete dai rispettivi punti di vista. Gioacchino. Beh, certamente ci sono aspetti tecnici nei quali io non voglio entrare. Diciamo, mi sento più di dare un'opinione da giornalista che lavora in un grande telegiornale e quindi, diciamo, ha un po' il polso anche di quello che sta succedendo nel paese. Direi che senz'altro il direttore ha messo un po' il dito nella piaga, perché in realtà che cosa ci ha detto? Ci ha detto attenzione a una certa furbizia degli italiani, no? A una certa capacità di volersi fare aiutare anche quando non ce n'è strettamente bisogno. Io ieri, non so se vi ricordate, ho fatto un accenno alla forte capacità che hanno avuto in questi 50 anni gli italiani di risparmiare. E sappiamo, il direttore forse ce lo può confermare, che c'è liquidità e gli italiani hanno anche grandi risparmi a disposizione. Ma nonostante questo abbiamo sentito il direttore dire che ci sono addirittura farmacie che chiedono la moratoria. Ho fatto l'esempio di una grande azienda come Mediaset che ricorre al decreto Cura Italia per quanto riguarda la cassa integrazione. Senza entrare nel merito, però è evidente che una crisi strutturale che dura da poche settimane non ci dà immediatamente il parametro di un crollo del mercato pubblicitario, perché ancora stiamo parlando di una raccolta pubblicitaria che è stata fatta precedentemente. Recentemente c'è stato un video che ha fatto anche molto discutere di Urbano Cairo, che è il più grande editore italiano in questo momento, che ha parlato di un momento straordinario per la raccolta pubblicitaria e per chi ha voglia di andare sul mercato con il coltello fra i denti e portare a casa nuovi contratti. Perché certamente, diciamo, gli spiriti animali del capitalismo italiano nei momenti più difficili si fanno sentire e tutti noi sappiamo che questo potrà essere anche un momento di grandi opportunità. Però io credo che se ci adagiamo nell'idea che lo Stato, diciamo così, possa fare tutto per quanto riguarda questa crisi, credo che faremo un grosso errore e ci troveremo tutti legati a una catena uno con l'altro che ci porterà tutti insieme in fondo al mare. Intendo dire che
bisogna cominciare a immaginare due tipi di crisi, perché certamente qua si innescherà una enorme crisi di debito pubblico e quindi lo Stato italiano dovrà rimborsare più debito, perché sarà costretto in un modo o nell'altro, soprattutto dopo che c'è stato il no agli euro bond o corona euro, come li hanno, i bond euro, i bond corona, come li hanno chiamati, e quindi saremo in qualche modo costretti a fare nuovo debito. Si parla di un rapporto debito-PIL che andrà sopra il 150%. Poi ci sarà il problema delle aziende private. Io su questo voglio dire, sono anche piuttosto ottimista. Ho letto recentemente una serie di report, di prese di posizione anche di economisti autorevoli, che hanno raccontato anche una realtà leggermente diversa. Certamente questa è una crisi gravissima, ma non è una crisi come quella del 2008. Siamo attenti a non confondere le cose. Nel 2008 le banche sono fallite ed era necessario per lo Stato sostituirsi alle banche e ricapitalizzarle. In questo momento c'è stato un congelamento dell'economia, è come se tutto fosse rimasto frizzato a 4 settimane fa. Allora io credo che se nell'arco di una decina di giorni, di 2 settimane voglio dire, una serie di imprese, una serie di aziende avranno via libera e potranno ricominciare a produrre, e nello stesso tempo verrà dato ai consumatori l'accesso al consumo, quindi la libertà di poter uscire, certamente con le regole e con tutte le precauzioni del caso, io credo che questa crisi potrà, diciamo, essere superata in parte, solo in parte, rapidamente. Come tutte le crisi ci saranno morti e feriti, ci saranno molti morti, ma ci saranno anche morti che troppo spesso negli ultimi anni si sono improvvisati imprenditori, no? Quindi ci sarà spazio per chi vorrà fare, ecco, vorrei, questa è la mia sensazione e sono sicuro che l'Italia andrà in questa direzione. Un altro è il tema invece poi del debito pubblico e quindi la fiscalità, diciamo una grande riforma fiscale che in Italia è necessaria a questo punto, perché se non si abbasseranno le tasse, non si ripenserà l'intero modello dello Stato, ci potrà essere la bravura di qualche grande genio dell'impresa, ma avrà bisogno certamente di un bilancio dietro, di uno Stato dietro che possa in qualche modo garantire poi questa impresa e la riuscita dell'intrapresa. Bene, Gioacchino. Oh, vi prego di sintetizzare, perché stiamo sforando, ma questo è perché appunto l'argomento è interessante. Oltretutto abbiamo tantissimi quesiti, ma li sposterei alla fine per mantenere anche quel programma che ci eravamo dati. Con il direttore Moreschi abbiamo iniziato a parlare di oggi, dell'attualità, a che punto siamo, quindi tamponare l'emergenza. Adesso vediamo rapidamente 2 step successivi. Uno, il domani, che cosa bolle in pentola. In parte l'abbiamo già affrontato, perché sospensioni e moratorie. Ma io le vorrei chiedere nuove idee, se ci sono in questo momento, in questo quadro che ancora è nebuloso, comunque magari nell'istituto che lei dirige, per nuove linee di credito. Ci sono nuove idee? Sì, allora, sì, colgo l'invito ad essere flashante. Allora, innanzitutto vorrei proseguire sulla falsariga delle argomentazioni del direttore Bonsignore, che sono molto importanti, condivido. Aggiungo solo, per parlare di nuove cose da fare, ricordiamoci tutti che il 93% del tessuto produttivo nazionale è fatto da piccolissima impresa o addirittura microimpresa. Quindi gli interventi devono essere semplici, fruibili. Non possiamo pensare di interloquire sempre con aziende iperstrutturate che hanno CFO, CEO, CCO, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, linguaggio semplice, interventi basici e immediatamente fruibili. Dimentichiamoci i cavilli, la burocrazia a cui siamo abituati. 1, 2, nel nostro piccolo... Perfetto questo, guardi, condivido in pieno. Perché sembra che in Italia noi abbiamo solo CNH e non fatemi far nomi così non offendo nessuno, insomma, che poi non è più neanche italiana perché ha pensato bene di trasmigrare dai signori che vendono i tulipani. Nel nostro piccolo, per cogliere questo stimolo e per sostenere la liquidità,
un plafond immediatamente fruibile, molto facilmente, di immissione di liquidità alla piccola impresa, microimpresa, 50.000 euro per società, rimborso 18 mesi meno un giorno con 6 mesi di preammortamento, quindi i prossimi 6 mesi nessun rimborso, diritti di istruttoria zero, spese di accessorie zero, tasso finito per l'intero periodo di rimborso 1%. Poco? Pochissimo. Piccolo? Piccolissimo. Ma cominciamo a fare la nostra parte. È un'iniziativa di, come posso dire, di volontà, di erogazione e ottimismo, ecco, segnale per mantenere quei gangli del tessuto connettivo di cui abbiamo parlato. Ma già, questo qui è già operativo, quello che sta dicendo lei. Questo è operativo da lunedì scorso. Sono i 5 milioni che avevamo poi anticipato. Abbiamo stanziato un primo plafond di 5 milioni, che è assolutamente rinnovabile, poi lo ragioneremo secondo le richieste che ci vengono. L'abbiamo frazionato, come vi dicevo, per 50.000 euro cada uno, proprio per intercettare quello che vi dicevo, secondo me, è il target principale, che è la piccola impresa, che piuttosto che non pagare i fornitori, venga dal Banco Marchigiano a chiedere liquidità molto poco onerosa, lasciatemi dire, ma proprio con la volontà di mantenere le relazioni stabili che ci permetteranno poi di ripartire a settembre, ottobre, magari anche prima, mi auguro, come ha detto il direttore Bonsignore, dobbiamo partire il prima possibile. Noi bancari, che non siamo sicuramente degli eroi come lo sono gli infermieri e i dottori, non abbiamo mai smesso di lavorare, abbiamo adottato tutti gli accorgimenti possibili. Perché non può farlo anche l'impresa, dando loro la possibilità di ripartire? Noi abbiamo bisogno di ripartire, abbiamo bisogno di generare ottimismo, di cominciare a tranquillizzare gli animi. Noi nel nostro piccolo facciamo quello che vi ho raccontato. Quindi adesso proseguiamo, anche tu Gioacchino inserisci di donne... Angelo, volevo avvisare tutti che nel frattempo ci ha raggiunto Raffaele Vitali, collega giornalista col pungiglione, che è con noi perché lui sonda costantemente il termometro delle aziende del territorio. Come Gioacchino a questo osservatorio nazionale, Raffaele Vitali entra tutti i giorni dentro le aziende, sonda gli umori e sonda le esigenze. Quindi gli abbiamo dato la facoltà a sua volta invece di fare una domanda dal territorio. Sì, allora, stavo dicendo, d'ora in poi interveniamo con interventi flash, anche perché poi lasciamo alla fine, perché noi vogliamo stare nei tempi, ma poi se foriamo perché c'è grande interesse, quello è un altro discorso. Sia il tuo ultimo intervento, Alberto, che entra Raffaele Vitali, quindi il territorio, sia quando ha detto il direttore nel suo precedente intervento, una domanda che mi ero preparato, ma che a questo punto forse è un'affermazione, quindi possiamo dire territorio e finanza per ripartire, matrimonio possibile, punto interrogativo, che trasformerei in punto esclamativo a questo punto. Confermo. Quindi è possibile. E quali nuovi scenari possiamo, adesso è chiaro che è prematuro, però ipotizzare in questo senso tra finanza e territorio? Innanzitutto riscopriamo la relazione del territorio, ok? E quindi scendiamo un attimo dal piedistallo del gigantismo. Quindi nuovi scenari, c'è assolutamente bisogno nei nostri territori di interlocutori del territorio. È maturo per ipotizzare in questo ho perso, scusami. No, c'è stato un rientro, un ritorno, come si dice. Vai pure. E quindi la scoperta, secondo me, dobbiamo concentrarci sulla scoperta degli animatori del territorio. Io, nella mia parte di banca, io devo concentrarmi nel riscoprirmi ancora di più come animatore del territorio. Non sono una cosa a lato o sopra o sotto, devo essere sempre di più un animatore del territorio, speriamo non rianimatore del territorio.
Certo, quindi un ruolo della banca che cambia, non più solo elargizione di credito, ma anche progettazione del territorio. Soprattutto per una banca di dimensioni regionali come la mia, e che poi sotto il nome c'è scritto cooperazione, direi assolutamente di sì. E poi riscopriamo il valore della cooperazione, che stiamo vedendo in questo momento di crisi, anche fuori dalla finanza, essere veramente un asse portante. Quindi, se vuoi, un altro stimolo che mi viene dal profondo del cuore è proprio questo, la cooperazione. Qui possiamo vincere insieme, non a discapito di qualcun altro. E magari, facciamolo arrivare anche in Europa questo richiamo. Qui, non, qui se perdiamo, perdiamo tutti. Non perdiamo noi come paese, perdiamo tutti. Poi ci sono dei quesiti in questo senso. Gioacchino, la parola che poi la passa direttamente a Raffaele Vitali. Sì, eccomi. No, certo, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Io tendo a battere su un punto. Innanzitutto la riapertura di tutto. Sarà graduale, ma io credo che questa data del 13 aprile, del 14, insomma, dopo il fine settimana dovrà essere mantenuta. E quindi le attività dovranno cominciare a riprendere. Numero due, sono sicuro e sono convinto che ci sarà opportunità per chi ha voglia di accettare questa sfida, di crescere, di superare rapidamente questo momento. Vi invito a cercare, perché è veramente qualcosa di molto interessante, questo video di Urbano Cairo che ha fatto molto scalpore, perché è stato molto criticato e molto attaccato dal mainstream, in quanto Cairo sostanzialmente sembrava un pirata con il coltello tra i denti e invitava i suoi venditori di pubblicità ad andare a caccia di opportunità, e sentiva con il fiuto dell'imprenditore, del self-made man, dell'imprenditore rampante, dell'uomo che da zero si è comprato il Corriere della Sera, che era il momento, sentiva, come dire, odore del sangue. Ora voglio esprimermi così, certamente può sembrare brutale dire queste parole in un momento così drammatico, ma noi dobbiamo sempre tenere presente che noi abbiamo 10-15 milioni di consumatori in questo momento, che hanno percepito comunque la retribuzione in questa fase, che hanno speso molto poco al di là dell'elemento agroalimentare e che hanno voglia di spendere, di consumare. Certamente ognuno nei limiti delle proprie possibilità, ma c'è sicuramente voglia di tornare a vivere nel nostro mondo, al di là poi della retorica che si fa, tutti abbiamo trovato il nostro momento yoga, il nostro momento zen in questo periodo, ma tornare a vivere nella nostra civiltà, nella nostra cultura, significa anche consumare. Quindi io sono convinto che se il governo riuscirà a accompagnare questa riapertura con tutte le misure di sicurezza che consentiranno una riapertura in sicurezza, penso che il 30-40% dei danni che si sono generati scompariranno molto rapidamente. Bene, grazie Gioacchino. Raffaele, faccio due flash molto rapidi perché il direttore è stato interessante, però tocco due punti. Uno, oggi il Presidente della Camera di Commercio delle Marche ha detto in maniera netta, tante imprese mi chiamano e mi dicono le banche non ci erogano credito e quindi in realtà non stanno aprendo le porte. Allora mi chiedo innanzitutto quale garanzie richiedete, ovvero se i Confidi possono essere ad esempio ancora il sistema che aiuta le piccole imprese, e questo è un tassello. Il secondo aspetto è, ci vuole ottimismo e siamo tutti d'accordo, però prendiamo il core business di questo territorio, i calzaturieri. Buona parte ha produzioni ferme, alcuni con magazzini pieni, ordini cancellati, quindi un problema ovviamente reale di mancante uscite, e quindi poi bisognerà trovare la maniera di far rientrare queste risorse. La terza, che l'ha lanciata Della Valle, poi ripresa da altri, e forse direttore lei un po' l'ha anche anticipata, c'è un problema dei piccoli, ovvero il barista che è chiuso e non sta vendendo più il caffè, non avrà più i soldi per poi andare a fare il passo successivo, e dal barista siamo al ristoratore, è intervenuto, leggevo nei post, un albergatore, e via a salire. Cioè, quindi questa filiera, non guardiamo solo alla grande azienda, come ragiona la banca verso i piccoli, dove forse sono minori garanzie. Allora, velocissimamente, come ci stiamo comportando nelle richieste di nuova finanza,
come ci siamo sempre comportati. E quindi devo dirle poi che il mio approccio al credito vede in secondo piano il tema delle garanzie e in primo piano il tema del progetto industriale, della credibilità e della sostenibilità del business. Quindi ragiono e ragioniamo né più né meno come prima. Ragioniamo così, rispondo anche a qualche domanda che vedo nei post, con delle risposte un po' più rallentate. Sì, inevitabilmente sì, per il motivo che vi dicevo ad inizio chiacchierata, per cui stiamo ricevendo 120-150 richieste di moratoria al giorno che devono essere lavorate in tempo reale per dare poi prosecuzione alla richiesta che arriva. Però ragioniamo così. Il tema dei diversi altri protagonisti, interlocutori del territorio sul tema della finanza, i Confidi possono aiutare? Sì. Nelle regioni Marche c'è anche Mediocredito che funziona particolarmente bene, quindi questi interlocutori aiutano moltissimo e dobbiamo favorire l'interlocuzione, però accedere ad un Confidi, noi sappiamo, è oneroso, non è facile, non è scontato per la piccola e media impresa, e quindi se c'è qualche passo in avanti ulteriormente da fare è nella facilitazione al raggiungimento di questi altri interlocutori che, le rispondo, sì, sono molto importanti. Come dialoghiamo con i piccoli? Beh, per quanto mi riguarda, i piccoli sono il nostro riferimento più importante. Il 90% degli impieghi del Banco Marchigiano è fatto nei confronti della piccolissima impresa, della microimpresa, quindi non c'è niente di nuovo. Io col barista ci ragiono come col ristoratore, con il piccolo albergatore, con il piccolo scatolificio. Evidentemente dobbiamo privilegiare l'interlocuzione con i piccoli, lo dicevo prima, non dobbiamo dimenticarceli. Il plafond di cui parlavo, per esempio, è una progettualità molto concreta che si indirizza proprio a loro, e tra l'altro non chiediamo garanzie collaterali quasi mai, cioè se è una erogazione di liquidità che deve essere un facilitatore nel mercato, questo deve essere. Quindi le rispondo così con molta tranquillità. Certo, il calzatorificio, che era già in ristrutturazione del debito prima della crisi, è un tema che va ragionato a sé stante, è criticità su criticità, quindi non è facile, non c'è la risposta standard, non ci sono 6 mesi da coprire in termini di latenza di liquidità, c'è un problema più grande che va affrontato e va affrontato singolarmente. Anche per far condicio, direi che ci è arrivata una domanda anche proprio da cronache fermane, Nunzia Luteri, per il direttore, che prosegue gli approfondimenti richiesti da Raffaele e chiede, si parla di prestiti garantiti dallo Stato. Può spiegare il direttore Moreschi concretamente cosa significhi? Nessuna garanzia aggiuntiva sarà richiesta dalla banca ai beneficiari di prestiti bancari? E poi prosegue, ma avremo poi modo nei prossimi giorni, Banco Marchigiano risponderà a tutti, direttore, perché sta arrivando una messe di richieste enorme. Allora, puntualmente dovrebbe risponderci lo Stato, nel senso che non lo so, deve chiarirci lo Stato come vuole controgarantire o come vuole garantire questi sostegni. È chiaro che se io dovessi ricevere, parlo in modo assolutamente teorico, una garanzia prima richiesta dello Stato che mi copre l'80% di un finanziamento, per esempio, si sta parlando, per non parlare dei calzaturieri, del tessuto culturale, dello spettacolo, che è evidentemente molto garantito, è chiaro che una garanzia a prima richiesta da parte dello Stato è molto importante, mi mette nelle condizioni di ragionare molto agevolmente, soprattutto se parliamo di copertura all'80-90%. Difficile pensare che si possa richiedere un'ulteriore garanzia all'impresa se dovesse arrivare un impegno di questo genere. Quindi auguriamoci tutti che arrivi perché questo è un facilitatore. Tra l'altro, ma entreremo troppo nel tecnico, non è solo il tema della garanzia a rimborso importante, ma la garanzia dello Stato mitiga notevolmente gli assorbimenti patrimoniali della banca che eroga il finanziamento, e quindi crea anche un effetto moltiplicatore perché crea liquidità, mi mette nelle condizioni, a parità di patrimonio, di elargire molto più finanziamenti perché c'è questa copertura. Quindi ben venga che arrivi,
ancora una volta, che ci spieghino bene le modalità operative, ma soprattutto che sia semplice, che sia facilmente fruibile da parte della piccola e piccolissima impresa, se no stiamo facendo degli slogan. Senti, direttore, io direi, siccome appunto, come diceva Alberto, ci sono tantissime domande, io adesso velocemente gliele leggerei, poi lei può dare una risposta, diciamo così, cumulativa. Flash, tre parole. Sì, sì, ma più che altro cumulativa, senza stare a rispondere all'uno all'altro. Io gliele accenno, alcune magari si sovrappongono pure. Poi direi che noi senz'altro ci rincontreremo, perché poi questa è una materia in evoluzione, no? Quindi quando arriveranno anche le sperate chiarificazioni del governo, avremo modo di rifare il punto. Quindi la rinviteremo in un appuntamento sicuramente. Allora, Pasquale Viola, commercialista, entra molto nel tecnico. Il cliente continua a essere in bonus senza comunicazione forborn, anche con moratoria prevista all'accordo ABI, e continua. Poter erogare liquidità alle imprese, quanto può aiutare le banche l'articolo 49 che dovrebbe permettere un utilizzo più efficiente del fondo di garanzia per le PMI? A che punto è l'operatività della task force tra MEF, ABI, Banca d'Italia e MCC? Poi Catini Luigi dell'Hotel Horizon. Per un hotel con 3 mesi di perdita di fatturato totale, con 37 dipendenti a carico e la cassa integrazione per 9 settimane, che tipo di aiuto possiamo aspettarci dallo Stato, dalle banche per la ripresa? Poi Tommaso Medi, che è il presidente del Flag Market Centro, l'avvocato Tommaso Medi, dice: mi pare evidente che i regolatori dovranno rivedere perlomeno momentaneamente i parametri di merito creditizio e i criteri di sana e prudente gestione, ormai estremamente rigidi, sia per evitare di dare una lettura ordinaria a situazioni di difficoltà legate al blocco forzato con conseguenti segnalazioni e revoca a carico dei debitori, sia per fare in modo che le banche non siano costrette a svalutare i crediti in bilancio. Non possiamo affrontare una situazione straordinaria con mezzi ordinari, anche dal punto di vista regolamentare. Infine, Attilio Sorbatti, dal distretto del Cappello, altro partner storico di tipicità. Cosa ne pensa il direttore di una patrimoniale a prestito a 30 anni del 2-3%? Ecco, questi sono alcuni dei moltissimi, comunque, vediamo un attimo di rispondere a questi, poi per il resto ci organizzeremo diversamente. Proviamo in estrema sintesi velocemente. Allora, tutte le richieste di moratoria che si inseriscono nel quadro del Cura Italia e altresì si riferiscono a posizioni che prima di questa emergenza erano in bonus, non hanno alcun tipo di decadimento del credito, quindi non diventano misure di forborn, non viene fatto alcun tipo di segnalazione, e questo fino a settembre. La vera domanda alla quale purtroppo oggi non abbiamo risposta, ma dobbiamo impegnarci perché arrivi, è: siccome è previsto in automatico la ripresa dei piani di ammortamento ad ottobre, per come stiamo gestendo tecnicamente le moratorie, attenzione a chi non è puntuale nella ripresa di questi piani di ammortamento, perché allora sì, quel giorno il decadimento del credito sarebbe automatico, partirebbero tutte le segnalazioni del caso, e questo è il vero tema. Si parla poi di migliorare, efficientare l'utilizzo del fondo di garanzia per le PMI. Se ci riferiamo al fondo di garanzia medio credito centrale, che oggi ha, penso di capire che la domanda si riferisca a questo, un limite di importo di accesso a 130.000 euro per quanto riguarda la nostra regione, un abbassamento della soglia faciliterebbe notevolmente l'acquisizione di questa garanzia e quindi ancora una volta faciliterebbe l'immissione da parte del sistema bancario di liquidità sul territorio. Se è questa la domanda, senz'altro sì, occorre lavorare anche a queste che sono, come dicevo, misure facilitatrici. Come si può ragionare nei confronti di un albergo? Adesso vado un po' a memoria perché io poi non le vedo scritte, Angelo. Che ha 3 mesi di chiusura, cassa integrazione. Dobbiamo sederci intorno al tavolo e capire come, dal punto di vista finanziario, si può ristrutturare il debito esistente. Evidentemente la priorità è alleggerire gli oneri finanziari. Come allunghiamo il periodo di ammortamento?
oppure cerchiamo di mitigare i costi e noi banche dovremmo prenderci anche questo di impegno. Vogliamo dire che quest'anno non marginiamo su questo tipo di attività, abbiamo il coraggio di dirlo, io lo dico, faccio un plafond all'1% senza costi, capite bene che mi costa meno del costo di provvigionamento della liquidità, però sediamoci intorno al tavolo e cerchiamo di alleggerire il peso degli oneri finanziari. Poi Angelo, aiutami, le ultime, la patrimoniale, ma qui non so se no, mamma mia, cioè non spetta a me, aspetta a me, però da gestore del risparmio di tantissime famiglie marchigiane, mettere le mani oggi nelle tasche dei risparmi delle famiglie mi fa tremare i polsi. Parla Sorbatti di prestito a 30 anni del 2-3%, per essere precisi. Una patrimoniale così congegnata. No, non capisco come possa essere una patrimoniale sotto forma di prestito a 30 anni. Sembra una patrimoniale atipica, infatti, un prestito... Cioè che lo Stato mi rimborsa i soldi che mi sta prendendo oggi in 30 anni? Mi tremano i polsi uguale, se voglio dire, ecco questo. Non so, Gioacchino... Beh, ma certamente in queste fasi abbiamo parlato prima del contesto politico in cui si è innescata questa crisi, no? Vi ricordate perfettamente che 4 settimane fa si parlava di un governo in bilico, c'erano molte tensioni, l'opposizione chiedeva a gran voce le elezioni politiche anticipate, insomma erano alle porte le elezioni regionali che saranno rinviate. Pensate come è cambiato il mondo, no? Eravamo appesi al risultato dell'Emilia Romagna, si attendeva la spallata delle prossime elezioni regionali, l'opposizione fremeva, i sondaggi le davano in qualche modo ragione, tutto è finito. Ora siamo entrati in un mondo nuovo dove le forze in campo possono tranquillamente pensare a una forma di tassazione ulteriore. Ci sono state anche, vi segnalo, proposte autorevoli. L'ex e mai dimenticato ministro del bilancio della Prima Repubblica, Cirino Pomicino, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato di una patrimoniale per i, diciamo, i patrimoni più alti, adesso non so se ha dato una cifra, dal 1 milione di euro in su, che potrebbe generare un gettito intorno ai 100 miliardi di euro. Quindi diciamo queste tentazioni, ci sono forze politiche che hanno nel DNA l'idea di poter tornare sul tema della redistribuzione ulteriore di quel poco, diciamo, di benessere rimasto nelle mani della classe media italiana. Quindi è un tema certamente all'ordine del giorno. La sintesi politica non spetta a noi farla, ma sarà interessante seguire il dibattito politico che si evolverà nelle prossime settimane, dove questo tema secondo me andrà sicuramente sul tavolo, anche perché, e qua dobbiamo fare una considerazione di ordine geopolitico, considerando il fatto che questi famosi corona bond non saranno emessi, qualunque prestito sotto qualunque forma verrà fatto all'Italia dovrà essere rimborsato, e le nazioni più forti, quelle del nord Europa, sono perfettamente consapevoli che la ricchezza privata italiana è ancora in grado di dare, come dire, sangue per pagare nuovi interessi. Ricordiamoci quello che è successo in Grecia. Adesso è un fantasma che certamente viene evocato, ma quello che è successo in Grecia è stata una patrimoniale sull'intero paese, gli aeroporti, i porti, cioè la Grecia è stata costretta a impegnare tutto e non è stato solo, diciamo, un sacrificio dello Stato, ma è stato dei singoli cittadini. Anche questa è una patrimoniale, quindi è tutto molto molto delicato. Viviamo un po' giorno per giorno. Ecco, io mi sento sempre di sottolineare, sono un po', diciamo, su questo punto, credo molto in questo punto, è il momento però per i veri imprenditori di darsi da fare. Benissimo, grazie. A proposito di Europa, scusate, non sento un'altra voce, molto tempestivo Raffaele Vitali, mentre parlava, è uscito intervista Paolo Gentiloni, Europa, inizio non all'altezza, ora strumenti utili, nessun paese si salva da solo. Raffaele, velocissimo. Sì, un flash, proprio su questo per il direttore. Gentiloni ha parlato della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, lui dice dobbiamo ricapitalizzarla per far sì che arrivi veramente liquidità alle imprese. Può essere un aiuto reale, perché tanto l'Europa ci serve.
E chi la ricapitalizza la BEI? Secondo Carlo Gentiloni dice che dovrebbe essere a livello europeo, stanno ragionando su questo. Sicuramente può aiutare, è una delle strade per cui dei finanziamenti rilasciati direttamente dalla BEI, però ancora una volta, credetemi, deve essere facile arrivare a questi finanziamenti. Oggi per l'impresa interloquire nei confronti di un finanziamento della BEI, un conto è raccontarlo, un conto è farlo. Quindi la mia risposta è sì, ben venga, purché sia molto snello e facile ad arrivarci, altrimenti non serve a nulla, stiamo facendo della propaganda politica. Molto bene. Angelo, scusa al volo, l'avvocato Tommaso Medici estrapola una notizia in diretta che è proprio focale per quello di cui stiamo parlando. L'Agenzia Giornalistica Italia ha lanciato una velina pochi minuti fa sull'arrivo di una misura statale che dovrebbe garantire finanziamenti per 500 miliardi. Coronavirus in arrivo, decreto ad hoc per aiutare le imprese. Ministro Gualtieri, libererà 500 miliardi. Direttore, vogliamo chiudere con questo auspicio? Cioè, che l'auspicio sia vero, che non sia l'ennesima puntata. Sì, sì, auspichiamolo. Si commenta da sé questa. Allora, noi abbiamo 100 miliardi, evviva, fosse vero, 500 miliardi. Beh, c'è in questo qualcuno ha detto che bisogna stampare, no? Quindi può essere sì, sì. Della carta, però. Bene, abbiamo sforato, ma questo va a testimoniare l'importanza e l'interesse che l'argomento richiede. Ecco, noi abbiamo concluso questo secondo appuntamento, ci aggiorniamo al prossimo contributo che stiamo costruendo su temi molto strategici per le imprese, come per esempio gli strumenti utili e le piattaforme più indicate per creare opportunità incrementali alle produzioni marchigiane di qualità. Ecco, su questo stiamo lavorando intensamente, su nuovi progetti, non facciamo solo chiacchiere, ma veramente stiamo in un forum molto attivo. Ne parleremo come sempre al prossimo appuntamento con esperti in grado di indicarci soluzioni concrete, chiaramente da sviluppare insieme, perché questa è la forza. In un momento di relazioni limitate, ecco, mi rifaccio alla partenza, il direttore ha parlato delle relazioni prima di tutto e questa è sicuramente la chiave per il successo. Io ringrazio coloro che sono intervenuti, il direttore generale di Banco Marchigiano Marco Moreschi, il caporedattore del TG5 Mediaset Gioacchino Bonsignore, Raffaele Vitali, direttore della provincia di Fermo e tutti voi che ci avete seguito questa diretta partecipando attivamente. Grazie e a risentirci, arrivederci alla prossima, al prossimo appuntamento. Ricordiamo Angelo che per chi volesse Banco Marchigiano è a disposizione per rispondere ad ulteriori quesiti, perché non siamo riusciti a far fronte a tutti, ma siamo qui insomma e non scappiamo via. Da domani Banco Marchigiano sarà pronto ad elargire queste nuove linee. È bravo, basta che non si faccia confusione adesso. Banco Marchigiano elargisce 500 miliardi. Sarà una fila precisa fuori. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, buona serata.